Oggi siamo qui al Brigantino a commentarvi l'ennesima disgrazia di una regione che ci ha abbandonati con questo progetto delle scogliere che non è mai partito. Ci ritroviamo oggi a commentare lo stabilimento così. Sono 10 anni che lavoriamo per rimettere a posto ogni anno lo stabilimento. Ogni anno prima della stagione dobbiamo assicurarci dei lavori per poter riaprire. Non ce la facciamo più, siamo stanchi, siamo stufi e stavolta siamo arrivati davvero, davvero al collasso, perché non è un danno così enorme. Chiediamo veramente aiuto alla regione, alla provincia e almeno al comune, che ci dia una mano a sollecitare questi lavori per i prossimi mesi futuri, altrimenti la stagione 2020 è davvero a rischio su questo tratto di Villa Rosa Sud. E ancora, come diceva mio fratello molti anni fa dalle vecchie interviste lasciate, si è avverato il fatto che l'acqua è ormai arrivata lì alla strada e questi lavori vanno fatti subito con urgenza, e non chiediamo altro di mettere in salvo questa parte di Villa Rosa che viene dimenticata e chiusa nel cassetto. Ormai anche Alba Adriatica ha subito dei danni e dobbiamo sollecitare e muoverci. Basta chiacchiere, basta slogan, basta tutto. Dobbiamo muoverci e andare subito con carta della mano, video, foto, chi più ne ha più ne metta, si va alla regione e si parte con questi lavori.